Al Gran Gala di ieri sera è eletta la reginetta del Carnevale 2024, Silvia Zecchin, indicata dalla stessa giuria che aveva scelto anche le altre 11 Marie e le due damigelle. Una rievocazione storica rilanciata dal regista Bruno Tosi nel 1999. E magari potrebbe sembrare un po' banale, però io già da prima di vincere ho pensato che, nonostante sia scontato ringraziare, essere cordiale con le persone, salutare, ho imparato che in realtà bisogna dar voce, dar significato a ogni piccolo gesto. Quindi ho imparato ad essere come una principessa nella vita, non solamente in questi 10 giorni. Sicuramente mi servirà per il rapporto con le altre persone, perché ho imparato a parlare meglio, ad essere più sicura di me stessa, ho imparato ad essere meno timida e ho fatto talmente tante esperienze, potrò raccontarle probabilmente ai miei figli, lo spero tantissimo e quindi mi rimarrà indelebile veramente come ricordo. Occhi da cerbiatto, ma grande determinazione invece per la Maria del Gazzettino, scelta dalla giuria popolare. Un segno che le dice di essere sulla buona strada. Lei, che a 18 anni già scrive per un magazine e ama il giornalismo d'inchiesta, si ispira a Orianna Fallaci e adora le interviste di Enzo Biagi. È un'emozione grandissima, io scrivo e quindi sono felicissima e sono felicissima. Avevo pensato, però non era mai un sogno concreto, invece adesso lo è. Beh, soprattutto questo titolo, che per me è un segno a continuare a scrivere e tutte le amicizie che ho fatto, le esperienze che ho fatto in questi 10 giorni e non vorrei che finissero così. Quando ci hanno portato a fare il nostro profumo personale e ci siamo un po' identificate in un odore, in un profumo e ci siamo, sì, fatte il nostro profumo. Io lo dedico a mia mamma e al mio nonno, che mi hanno incitato fin da piccola a fare tutto quello che sto facendo adesso. Papa Francesco sarà in visita a Venezia domenica 28 aprile 2024. Lo ha comunicato il Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione, in collaborazione con il Patriarcato. Il programma di massima delle giornate prevede una visita al padiglione della Santa Sede, alla Biennale d'Arte e una al carcere femminile della Giudecca. Inoltre, l'incontro con la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia. Una presenza prestigiosa e significativa per la città. Si tratta di una visita che riempie di gioia e gratitudine, ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Una giornata storica. Attendiamo con grande trepidazione l'arrivo del Santo Padre, ha detto, ringraziandolo sin da ora per offrire a Venezia il dono della sua preghiera. La notizia è accolta con soddisfazione anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Saremo lieti di accogliere Papa Francesco, ha detto tra noi, con un caloroso e commosso benvenuto. Con emozione lo attendiamo a Venezia, la città simbolo che riassume tutta la nostra storia di comunità, con profonde radici cristiane e da sempre connotata da un grande apertura verso tutto il mondo. Questa occasione lascerà un ricordo indelebile, ha continuato Luca Zaia, e ringrazia il Patriarca Francesco Maraglia per l'impegno profuso affinché si concretizzasse. Torna la campagna nazionale Mi illumino di meno per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili. L'iniziativa si svolge il 16 febbraio, data che fa riferimento all'entrata in vigore del protocollo di Kyoto 2005. Da allora Mi illumino di meno ha continuato a coinvolgere chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare in favore dell'ambiente. A Venezia, l'Università Ca' Foscari invita tutta la propria comunità a partecipare riducendo i consumi. In particolare, appunto, nelle giornate di venerdì 16 febbraio, con lo spegnimento delle luci non necessarie nelle proprie sedi. Inoltre, il corpo docente potrà dedicare qualche minuto delle proprie lezioni ai temi promossi dalla campagna nazionale.
La campagna 2024 a tema No Borders è dedicata a guardare lontano, a spegnere i confini e a stringere alleanze internazionali. L'Ateneo, in collaborazione con l'ESU, l'azienda per il diritto allo studio, e Sarca Catering, ha organizzato per la serata di venerdì una cena a basso impatto presso la mensa di Rio Novo con un menù green dedicato a studenti e studentesse internazionali e ca' foscarini di ritorno da un'esperienza all'estero. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio della RUS, la rete dell'università per lo sviluppo sostenibile. Con l'adesione alla campagna, Ca' Foscari vuole aumentare la consapevolezza sugli sprechi energetici e promuovere comportamenti più sostenibili, sottolineando l'importanza del risparmio energetico per il contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. Un atteggiamento insofferente durante il controllo e così si è fatto scoprire dagli agenti della polizia di frontiera che hanno deciso di approfondire e hanno trovato effettivamente un riscontro. Quell'uomo era un ricercato a livello internazionale per una frode del valore di oltre 160 milioni di euro. È stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto Marco Polo di Venezia un uomo con doppia nazionalità italo-russa. Era diretto in Pakistan con scalo a Istanbul. Nei suoi confronti pendeva un provvedimento emesso a dicembre 2023 dalla Corte distrettuale Leningrad-Ist della città russa di Kaliningrado, per il quale, ai sensi della legge russa, è prevista la pena massima di 5 anni di reclusione. L'uomo, in qualità di amministratore di una società con sede in Russia, avrebbe omesso di pagare stipendi e altri emolumenti a 110 dipendenti, oltre a licenziarne altri 200. La frode per il mancato versamento dei salari ammonterebbe a un corrispettivo di circa 80 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti il mancato pagamento di tributi e l'alienazione fraudolenta di beni societari per altri 82 milioni di euro. In attesa della richiesta di estradizione, portato in carcere. Il giudice ha poi disposto a suo carico l'obbligo quotidiano di firma. Ha capito di essere stato scoperto e così ha ingoiato qualcosa. Per i carabinieri aveva l'aria di essere uno spacciatore e hanno deciso di portarlo all'ospedale, dove dagli esami radiografici è risultata la presenza all'interno del suo corpo di ben 15 ovuli contenenti eroina e cocaina del peso complessivo di 10 grammi. È stato arrestato nei giorni scorsi un 32enne di nazionalità nigeriana, fermato durante alcuni controlli a Mestre in via Camarcello, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. I militari lo hanno notato dal suo aggirarsi in modo sospetto e lo hanno perquisito. Proprio in quegli attimi hanno visto che deglutiva quella che sembrava a tutti gli effetti della sostanza stupefacente. Da qui la decisione di portarlo all'Angelo, dove alla fine è stato ammanettato, processato per direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Domani, mercoledì 14 febbraio, peraltro anche San Valentino, giornata dei cuori, ma non solo di quelli innamorati. È in programma infatti al municipio di Mestre l'iniziativa Amore Cuore, non solo incontro per volersi bene a tutte le età, promossa dall'Associazione Amici del Cuore della Terraferma Veneziana e dalla LILT di Venezia, con il supporto della Presidenza del Consiglio Comunale. In programma, per quanto riguarda il cuore, prevede dalle ore 9:30 alle 14 controlli gratuiti di colesterolo, trigliceridi, glicemia, che potranno essere associati anche a un elettrocardiogramma. Chi è interessato verrà registrato nell'androne del municipio, poi fatto salire al primo piano, dove saranno in funzione due ambulatori. Sarà inoltre possibile prendere appuntamenti per visite gratuite cardiologiche e andrologiche e da una psicosessuologia. Del contempo, tra le 10:30 e le 12, sempre al primo piano del municipio, si terrà un incontro in cui saranno spiegate cause e rimedi di queste patologie che spesso sono connesse. La disfunzione erettile, ad esempio, come ha sottolineato l'urologo D'Agostino, è uno dei possibili primi sintomi di problemi cardiovascolari. L'obiettivo, hanno ricordato poi Carlo Pianone e Marilena Maffei, rispettivamente rappresentanti della LILT e degli Amici del Cuore, è sempre quello di creare una rete di prevenzione attraverso
attraverso anche la collaborazione delle varie associazioni che si occupano di queste malattie. Prevenire vuol dire infatti offrire ai pazienti una maggiore qualità della vita e insieme, per la sanità pubblica, risparmiare e ottimizzare risorse umane e finanziarie. E sempre per domani, San Valentino, M9, Museo del Novecento, festeggia con una promozione speciale per i visitatori. Nella giornata, infatti, di domani, mercoledì 14 febbraio, tutte le coppie potranno visitare il museo pagando il prezzo di un solo biglietto, pari a 10 euro. In occasione di questa speciale giornata, alle prime coppie verrà anche regalato un palloncino rosso a forma di cuore, ispirato all'opera Girl with Balloon di Banksy, che sarà esposta tra le altre nella mostra Banksy Painting Walls al terzo piano del museo, che aprirà al pubblico il 23 febbraio. Ed è proprio per i lavori di allestimento della mostra che M9 sarà chiuso straordinariamente nella giornata di venerdì 16 febbraio. Non sarà dunque possibile accedere al museo per il pubblico, eccetto per le scolaresche che avevano già programmato la visita.